Siamo a Fano, alla quarta edizione della rassegna con le parole giuste. E questo è il sesto incontro che è dedicato alla parola cura. Qui con noi c'è Lucia Giudetti Quarta, tessa della Fondazione Giancarlo Quarta Onlus di Milano, fondazione che è stata costituita, che ho dedicato a mio marito che è mancato per un tumore al pancreas e che si occupa di alleviare la sofferenza emotiva dei malati gravi, in particolare essendo una onlus per la ricerca sociale di particolare interesse, per la ricerca scientifica di particolare interesse sociale, si occupa di ricerche, di studi sui problemi che riguardano non il corpo biologico del paziente, ma il corpo biografico. Facciamo appunto delle ricerche, degli studi. Una ricerca importante, una ricerca intervento importante che abbiamo fatto è stata per l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Abbiamo fatto questo intervento ovviamente completamente gratuito e in 2 anni siamo riusciti a potenziare la qualità della relazione dei medici di quell'istituto ben del 54%, con una particolarità: non abbiamo messo i medici in aula, quindi non gli abbiamo fatto perdere un'ora di lavoro. E quali sono i consigli da dare a un medico per aiutare il paziente? Allora, i consigli sono, come al solito, l'attenzione, l'ascolto al paziente e fare un percorso veramente personalizzato, in modo che il paziente non percepisca che la cura sia dedicata all'organo malato, ma sia dedicata alla persona. Quindi se il medico, per esempio, dà la diagnosi al paziente, poi spiega quale percorso terapeutico il paziente può fare, se il medico si ferma a verificare che quel paziente abbia ben compreso, questo è proprio un comportamento ottimale che permette di considerare il malato una persona. Se il medico si limitasse a dire la terapia giusta per il suo caso clinico è questa e basta, noi tutti sappiamo che davanti a una malattia grave il paziente si emoziona, quindi potrebbe essere, tanto per dire, un super laureato, uno scienziato, ma se si emoziona magari non capisce esattamente perché quella terapia è adatta per il suo caso. Quindi in senso generale veramente cercare di orientarsi alla persona e personalizzare sulle esigenze relazionali di quel soggetto tutto l'aspetto di colloquio, di relazione. E ci sono anche dei benefici fisici in una buona relazione medico-paziente? Sì, molte riviste scientifiche hanno proprio pubblicato l'esito di ricerche con i relativi risultati, in cui appunto si rileva che la buona relazione di cura non solo dà dei benefici al paziente in termini di compliance, cioè il paziente che si sente come dire, trattato in modo personalizzato, quindi si sente protetto, si sente incoraggiato, eccetera, aderisce al percorso terapeutico proposto dal medico. Ma un conto è appunto migliorare la compliance, il malato anche a casa assume la terapia nel momento giusto, nella quantità giusta, eccetera. Quello che veramente lei ha chiesto è stato rilevato: anche le conseguenze della buona relazione arrivano sulla neurofisiologia del paziente, quindi cambia anche l'aspetto fisiologico. Grazie mille per l'intervento. Grazie a voi, grazie a voi.